Ciao a tutti, io sono Silvia e benvenuti nel mio atelier. Oggi costruiremo assieme questo bellissimo strumento realizzato con materiali naturali e di riciclo. Mi raccomando, per costruirlo dobbiamo mangiare tante buonissime noci che fanno proprio bene. Siete pronti? Iniziamo! Vi presento il materiale necessario. Una forbice, colla Vinavil, un filo di cotone, dei tappi, dei gusci di noce, un chiodo, un bastoncino di legno, oppure se non avete la possibilità di procurarvelo, potete utilizzare anche una matita. Per la decorazione invece serviranno degli aghi, dei bottoni e delle perline. Però potete utilizzare quello che preferite per la decorazione, ovviamente. Allora, iniziamo subito. Prendete il vostro filo e lo tagliate a circa 50 centimetri. Prendete la colla Vinavil e i gusci e state distanti a circa 15 cm dall'estremità del filo e prendete la colla Vinavil e la mettete sopra ai gusci. Posizionate il vostro filo sopra i gusci e procedete così per circa 7 gusci. Questo è a vostra discrezione. Mi raccomando, state distanti e non troppo vicini tra un guscio e l'altro. Io ho già preparato le varie file di gusci di noce. Eccole qua. Quindi ripetete il procedimento per 4 volte, quindi utilizzate 4 fili lunghi circa 50 centimetri e lasciate sempre uno spazio di circa 15-20 cm. Dopo sta anche a voi scegliere come decorarlo, perché le due estremità libere servono sia per la decorazione sia per inserire il nostro ramo. Ma prima di fare questo, io prendo le perline, l'ago, inserisco il filo nel lago. Una volta inserito l'ago, fate un primo nodo a circa 1,5 cm, 2 cm dal primo guscio di noce. Prendete la vostra perlina. E fissate le perline con un altro nodo. Procedete in questo modo per il resto delle vostre file di gusci. Una volta che avete messo le perline in tutti i fili, prendete i vostri tappi e li forate. Io ho utilizzato un chiodo e mi sono aiutata con un martello. Quindi, dopo aver fatto il buco a ciascuno,
inserisco vicino alle perline. Prendete il rametto e adesso annodiamo il filo al bastoncino. Una volta che avete annodato ogni filo al vostro rametto, tagliate le estremità e tagliate in questo caso anche le estremità finali in eccesso. Oppure, chi vuole, può inserire sempre delle altre perline o degli altri oggetti. Ecco qua. C'è anche quest'ultimo che vuole essere tagliato. Uff. Ricordo che chi non avesse il rametto può anche utilizzare una matita, ma anche un pennarello scarico, e quindi lo potete riutilizzare in maniera creativa per questo simpatico e originale strumento. Per chi volesse appenderlo, prendete dell'altro filo, circa 30 centimetri di filo, e annodate e voilà! Il vostro strumento è pronto. Eccoci qua con il vostro strumento realizzato. Potete decorarlo, come vi accennavo, come preferite, attraverso perline, tappi di bottiglia, come desiderate. Ho pensato che questo strumento potremmo chiamarlo noci del vento, perché per essere suonato ha bisogno delle vostre mani, ma può essere anche appeso al soffitto oppure anche in giardino, perché il vento può suonarlo. Eh sì! Quindi sbizzarritevi con la vostra fantasia e la vostra creatività per realizzarlo. Scrivetemi i vostri commenti e anche alcuni consigli per la realizzazione diversi da quello che vi ho dato io. E noi ci vediamo la prossima volta con un'altra pazza idea e un altro strumento. Ciao!